La prima volta al voto con la mascherina per 46 milioni di italiani. Uno slalom tra protocolli, misure di sicurezza e problemi di tipo organizzativo. Con tanto di suspense, il ritiro per paura di eventuali contagi di oltre 100.000 addetti, 75.000 scrutatori e 30.000 presidenti di seggio che all'ultimo momento hanno dato forfè. Un presidente di sezione su due ha rinunciato. Rischio, caos a Roma, Napoli, in Piemonte. Si è cercato di rimediare coi comuni alla ricerca di volontari per rimpiazzare le assenze. Si è fatto ricorso ai dipendenti pubblici, richiamati dai riposi. Sono stati coinvolti Protezione Civile e Vigili Urbani. E al Viminale stamattina assicurano tutto ok. Le composizioni degli oltre 61.000 seggi in tutta Italia sono al completo. Grazie al lavoro dei sindaci, cui compete l'organizzazione dei seggi, e al lavoro degli uffici comunali, è stata comunicata la regolare istituzione e costituzione di tutti i seggi in Italia. Ma quali sono le modalità di voto? Mascherina obbligatoria per entrare al seggio, ma nessuno scanner e la temperatura va misurata a casa. Obbligo di distanziamento, parola d'ordine, evitare assembramenti. Corsia preferenziale per gli anziani in ogni sezione, gel e disinfettanti, matite e cabine debitamente sanificati. Accessi contingentati, ingresso e uscita differenziati, procedure che potrebbero allungare i tempi delle operazioni di voto, voto garantito per i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere e anche per le persone in quarantena. Le persone in quarantena hanno la possibilità, ai sensi del decreto legge 103 del 2020, di fare la domanda per poter votare a domicilio se si trovano quindi in quarantena o in isolamento domiciliare per Covid. A quel punto una sezione ospedaliera per il tramite di un seggio speciale si reca presso il domicilio dell'elettore per poter raccogliere il voto a domicilio, naturalmente osservando le massime precauzioni per la sicurezza sanitaria del voto. A Genova un seggio elettorale è stato chiuso per precauzione perché il presidente è stato male nella notte con sintomi riconducibili al Covid.